Allora, oggi sul mercato ci sono tre tipologie di sistemi, diciamo. I sistemi general purpose, questi sistemi Intel, i sistemi Unix o anche mainframe, naturalmente. Abbiamo l'appliances e poi abbiamo il mondo del cloud, cloud privato e cloud pubblico. In questo nuovo sistema abbiamo racchiuso tutte le capacità di questi tre tipologie di sistemi per permettere ai clienti finali di avere un valore aggiunto e un vantaggio competitivo nello sviluppo delle loro applicazioni. Noi pensiamo che da questo punto di vista soprattutto le medie aziende italiane debbano crescere per quanto riguarda gli investimenti IT. Devono crescere perché pensiamo che l'IT sia un importante valore all'interno dei business plan di tutte le aziende ormai. Quindi diventa sempre più importante l'information technology e con questo sistema siamo in grado di portare flessibilità, come dicevo prima, semplicità e poi soprattutto di creare efficienza all'interno dei sistemi informativi aziendali. Avrà un grossissimo vantaggio che è sicuramente quella della tecnologia che avrà a disposizione. Naturalmente noi come IBM salvaguardiamo gli investimenti che i clienti hanno fatto e anche da questo punto di vista i partner trarranno beneficio. E poi sicuramente quello che l'elemento aggiuntivo che vogliamo portare sul mercato sono delle offerte aggressive in termini di pricing e poi soprattutto di finanziamento grazie alla nostra collaborazione con l'IBM Global Financing che permette di finanziare o di locare le macchine, quindi anche questi sistemi. Sun is rising.